Ciao a tutti e benvenuti nella mia cucina. Dal momento che quest'estate andrò in vacanza in Perù, ho deciso di iniziare ad acclimatarmi. E se per quanto riguarda l'altitudine, ho già prenotato una camera ossigenata a Cusco. Per quanto riguarda il cibo, ho ricominciato a preparare tonnellate di ceviche, che è proprio il cuore pulsante della gastronomia peruviana. E siccome è molto rapido da preparare, ve ne proporrò non una, ma ben due versioni. Vediamo intanto cosa ci serve in tutto. La prima versione è quella di Javier Wong, un cuoco famosissimo a Lima, un po' avanti con l'età, ma che prepara ceviche da una vita. E lui dice che nel suo ceviche ci vanno solo 5 ingredienti: il pesce, il lime, il sale, il pepe e la cipolla. Ma quello che non dice è che ce n'è un sesto, che ho scoperto io, ed è il pepe rosa. Prepararlo è molto semplice: iniziamo col togliere la pelle da un bel filetto di branzino pescato, mi raccomando, pescato. Togliamo velocemente anche le spine e dopo averlo tagliato a dadini lo buttiamo in una bowl che è stata in frigo perché serve freddezza per il ceviche. Ora tagliamo finemente un pezzetto di cipolla rossa e io sono d'accordo con Javier nel suggerire di buttare via gli strati più esterni che sono i meno dolci. Ora, come dicevamo, non solo pepe nero, ma pepe nero e pepe rosa, che in spagnolo si chiama moje, e lo aggiungiamo in quantità doppia rispetto al pepe nero in un mortaio. Poi vediamo quanto metterlo. Ora li maciniamo piuttosto finemente e teniamo da parte la miscela ottenuta. Ora non ci resta che spremere il succo di un paio di lime, diciamo 1,5. Facciamolo filtrare un pochino. E il nostro ceviche è già pronto per essere assemblato. Si parte dal sale. 1/4 di cucchiaino di sale, 1/4 di cucchiaino della miscela di pepe nero e pepe rosa. Lo mescoliamo bene e non ci resta che aggiungere le cipolle e il succo di lime. E dopo una rapida mescolata, il primo ceviche, quello alla maniera di Javier Wong, è finalmente pronto. Molto basico, molto semplice, ma racchiude veramente tutto il gusto del ceviche di come pensiamo fosse in origine, perché è un piatto preparato da più di 2000 anni in Perù. E ora lo assaggiamo rigorosamente con il cucchiaio, la cucciara. L'equilibrio tra sale e lime è veramente perfetto. Un piatto semplicissimo da preparare, ma ora passiamo subito alla seconda versione, quella più popolare, che è quella che comprende il leche de tigre. Che cos'è? Lo scopriamo subito. Il leche de tigre, questa sostanza liquida che pare abbia anche proprietà afrodisiache, insomma tutta una narrazione, non è altro che il fondo del ceviche, quindi quando finite di mangiarlo resta una acquetta fatta di lime, di sale e delle altre spezie. Oggi però nella ceviceria moderna contemporanea si usa prepararlo prima e condirci il pesce. Questa diciamo che è proprio la variante oggi più presente in tutto il territorio peruviano, quindi vediamo un modo rapido di prepararlo. Innanzitutto prendiamo un piccolo tritatutto e in sequenza ci aggiungiamo uno spicchio d'aglio, se è grosso oppure due piccoli, più o meno l'equivalente di zenzero, e se lavato va bene anche con la buccia, mezzo gambo di sedano, più o meno 1/4 di peperoncino ají amarillo, è una variante molto diffusa in Perù ed anche se il classico chiederebbe l'ají limo, non c'è, e quindi ci ho messo l'amarillo che è molto buono. Provate anche il rocoto, se lo trovate un po' meno piccante, ma con un sapore molto intenso. E ora aggiungiamo qualche gambo del coriandolo, esattamente il gambo, perché tanto non lo useremo dopo, quindi non conviene sprecarlo. Sempre 1/4 di cucchiaino di sale, un po' di pepe nero, solo nero stavolta. Di nuovo il succo di 2 lime e ultimo, ma non per importanza, un pezzettino della polpa del nostro pesce. Ora non ci resta che frullarlo, ma nemmeno per un minuto, solo per ridurre tutto a una purea liquida che poi filtreremo dentro il ceviche. Già fatto. Era una vecchia citazione. Ed ecco il prodotto del nostro sudore, che una volta che ha riposato una decina di minuti in frigorifero e poi accuratamente filtrato con un setaccio, darà luogo al nostro leche de tigre. Ora, intanto che il leche de tigre riposa, finiamo di preparare gli ultimi 2-3 ingredienti, come prima iniziando dal pesce. Ora affettiamo l'altro 1/4 di cipolla rimasto da prima, sempre 1/4 di cipolla, il 1/4 di amarillo avanzato sempre da prima, e per ultimo solo un ciuffo di coriandolo, così può davvero bastare. E come prima possiamo già assemblare il nostro secondo ceviche. Andiamo prima a recuperare il leche de tigre. Ora non facciamo altro che filtrarlo in una bowl sempre fredda di frigo
ma non troppo, perché sennò inizia a scendere anche un po' di purè, questa noi non la vogliamo. E ora in rapida sequenza il pesce, la cipolla e il peperoncino. Il coriandolo lo teniamo per l'impiattamento. E come prima, solo una rapida mescolata e siamo pronti per impiattarlo. Stavolta però alla maniera tradizionale, con un po' di patata dolce e un po' di mais tostato. Ed ecco qua il nostro secondo ceviche, diciamo il ceviche universale, un piatto più complesso con un bouquet di aromi più profondo e poi la patata dolce e il mais tostato, che sono i classici accompagnamenti. Sentiamo se è veramente brutale. Mi saliva proprio tutta la papilla gustativa. Non riesco neanche a parlare. Vabbè, sbaverò. Questo ceviche è veramente fantastico e potete farlo anche voi. Ricordatevi, non importa il tipo di pesce, ma importa che sia molto fresco e abbattuto. Quindi salmone, tonno, soglia, quello che vi pare, ma fatelo perché vale davvero la pena. Grazie per avermi guardato anche stavolta. Mettetevi piace se vi è piaciuto, perché come al solito ricordate che basta una foglia per domani. Ciao a tutti!